Ciao ragazze, allora, questo qua è il video che mi è stato anche richiestissimo del fasciatoio che abbiamo per Chanel, quindi la nuova arrivata per chi non mi seguisse o per chi fosse nuova, sono in attesa della mia seconda bambina. Io ho 23 anni, ho una bimba di 4 anni e mezzo, aspettiamo la seconda, così almeno siamo tranquilli, abbiamo fatto tutto quanto. Allora, questo qui è il fasciatoio, in pratica era il fasciatoio di Sharon, ovviamente non vado a comprarne un altro, anche perché costano un occhio della testa. Questo qua era costato sui 250-300 euro, adesso non ricordo. È della Foppa Pedretti ed era in collaborazione con Swarovski. Insomma, era per avere una cosa chic, nel senso. Cioè, ripensarci adesso, avrei preso qualcosa di molto molto più economico e più alla mano. Insomma, questo fasciatoio è dotato, intanto vi alzo un po' di vaschetta che adesso non c'è dentro perché è dentro la doccia, perché la uso ancora per lavare Sharon, nel senso la siedo lì, a volte la lascio giocare. È dotato di vaschetta, infatti si alza, si solleva. Adesso non fate caso che c'è tutta la roba di Sharon, ma una volta che nascerà la bambina toglieremo questo e rimetteremo questo qui che vi faccio vedere adesso, che è questo fasciatoio che abbiamo preso all'Auchan. E scusate, questo è Sharon di sottofondo. È un semplicissimo fasciatoio che appunto poi andrà sopra il mobiletto. L'abbiamo pagato una decina di euro, poco più poco meno, perché comunque è una cosa che si usa i primi tempi, ma poi una volta che la sposti nel letto la cambi, almeno io ho fatto così, soprattutto una volta che iniziano a muoversi e rischiano di cadere dal fasciatoio. E appunto, allora vi faccio vedere gli acquisti che abbiamo fatto per la nostra piccola neonata e vi dico anche i prezzi. Non so, allora sicuramente so i prezzi della prenatal perché ho lo scontrino alla mano, delle altre cose che ho acquistato in altri posti non li so, andrò a memoria sperando. Adesso mi siedo perché giustamente sto entrando nel nono mese di gravidanza, ragazzi, non potete capire la mia stanchezza. E c'è un casino, nel senso abbiamo un sacco di roba tra quella di Chanel e quella di Sharon, cioè aiuto, esplode tutto praticamente. Tiro un po' sulla visuale, almeno siete più comode anche voi a vedere e più comoda io a filmare. Fantastico. Allora, iniziamo da queste cose che è l'ultimo acquisto, non è roba da fasciatoio, ma comunque è l'ultimo acquisto. Sono le muffole. Sono le muffole per non fare graffiare i bimbi appena nati, perché hanno le unghiette per un mese e non si possono tagliare. Anche se io mi sembra che a Sharon gliele tagliai comunque perché erano troppo lunghe. Costavano appunto 4,99, se no c'erano 5,99 anche rosa, ma cioè, rose bianche, ma sinceramente a me non me ne frega niente, quindi queste qui le hanno pagate pressoché 5 euro, con la VIP Club 3,49, ma io non ce l'ho, non so come funziona, quindi niente, comunque queste muffoline qui. Poi, vabbè, questo non c'entra nulla, è uno spazzolino che c'erano, è fissata gli spazzolini, infatti qua c'è un altro. Questo qua mi sembra che l'abbiamo preso dove? Oddio, adesso, forse al Lidl prima di partire. E questo qua invece è della Kiko, infatti è costato tipo tantissimo. È costato, ciao scontrino, spazzolino 4 euro, cioè è veramente tantissimo, però vabbè. E quindi questo non c'entra comunque con gli acquisti per Chanel. Partiamo dal primo acquisto che trovo qui davanti ed è questo qui, biberon 0 mesi più, limite al seno materno, insomma, con testina con forma de pecho ed è un biberon da 260 ml di Tommy Tippi e l'abbiamo pagato 5 euro, era scontato, c'era proprio lo sconto della prenatal di questa marca qui su biberon. E vabbè, giusto per averlo, io spero di allattare naturalmente al seno, però mai dire mai, sempre meglio avere un biberon comunque a portata di mano, anche perché di Sharon, eccola, non, adesso glielo facciamo vedere, principessa. Inizialmente faceva fatica ad attaccarsi al seno e il biberon è stata una mano santa. Poi abbiamo preso questa spugnetta, questa qui all'Auchan sono le spugne naturali, cioè non è naturale, una spugnetta naturale che è la più indicata per i bambini piccolini, perché è morbidissima, adesso è dura, però una volta che si bagna è qualcosa di morbidissimo e solamente che queste spugne durano poco, si rompono facilmente. Comunque solitamente costa dai 3 ai 7 euro, noi l'abbiamo pagata mi sembra o 3 o 4 euro all'Auchan. Poi vediamo Sharon cosa ci tira fuori.
Ecco, spazzolina e pettinino, questa io adoro questa spazzola, l'avevo anche di lei, dico lei perché è qui, ed è morbidissima della Kiko, penso sia una delle più morbide, e l'abbiamo pagata, questa qui è morbidissima, adesso è chiusa, costava 9,99 e l'abbiamo pagata 7,99, sì, costano tantissimo le cose per i bambini, infatti 4 cose abbiamo speso 40 euro alla Prenatal, però beh, comunque serve per pettinarli quei 4 cappellini che ha in testa, quindi questa qui. Io sotto il fasciatoio, non so voi, ma ci metto sempre tele cerate, queste cose qui, sì, per non farlo rovinare. Poi c'è questo, questo biberon, certo, questo ciuccio dell'Avent, che era la stessa marca che usava Sharon. Infatti è lo stesso identico ciuccio. Amore? Cos'è Tommy Pippi? Tommy Pippi, il biberon. È lo stesso ciuccio che usavo di lei, ed è comodo perché ha anche la custodia per chiuderlo. E infatti l'ho abbinato alla catenella che avete visto nello scorso video. E mi piace tantissimo questo qui, l'abbiamo pagato. Questo vuoi comprare? È vero. L'abbiamo pagato 6,99, 7 euro un ciuccio, dai, ancora ci può stare, perché tipo Sharon odiava il gommotto della Kiko, non ha mai voluto, è andata avanti per un sacco di tempo con questo qui, e poi è ventilato, quindi ha pure dei buchini per la ventilazione, quindi fantastico. Speriamo che Chanel gli piaccia, se no dobbiamo convertirci a Kiko. Poi, bravissima, questo qua non so dirvi quanto costa il termometro per il bagnetto, penso sempre pure questo sui 4 euro, una roba del genere, che è per misurare l'acqua, e appunto dice che qui 35 gradi è ok, più basso, certo, meno gradi è fredda, troppo è alta, e così è troppo, 45 gradi, e quindi questa qua è indispensabile per il bagnetto. Poi vi faccio vedere praticamente le cose indispensabili che servono a tutti i bambini. Abbiamo comprato proprio ieri queste garzette, queste garzine alla Coop, che serviranno per pulirgli gli occhi con l'acqua, sto bene, con l'acqua fisiologica, e, o per pulirli comunque il moncone, sarebbe l'ombelico, il cordone ombelicale. Sono comodissime, grazie amore, ci passi? Non sbattere. E quindi ha sbattuto, abbiamo preso queste qui, 1,59 euro la Coop. Poi ho preso questo qui, adesso non me ne intendo di inci, marche, petrolati, tutte queste robe qua, non me ne intendo assolutamente. Però ho trovato questo qui della Fissan con estratti naturali, che è bagno corpo e capelli, che è comodo. E boh, c'è scritto che è olio di mandorle con aloe vera, camomilla e calendula, insomma mi sembrava abbastanza buono. Poi, ripeto, non so l'inci, non me ne intendo molto di queste cose. Poi abbiamo preso, vabbè, questo pettinino sempre alla Prenatal per la crosta lattea, che i bambini ne sono invasi, poverini da piccoli, e l'abbiamo pagato 5 euro, e mi sembra questo della Fissan sui 3 o 4 euro. Faccio vedere anche quello. Poi ho preso questa pasta all'acqua dell'Equilibra, ne ho sentito parlare veramente bene, più che altro io l'ho presa perché c'è scritto 97% origine naturale, solo per quello, perché non ho sentito parlare bene dopo che l'ho acquistata. Aspetta, con acido di zinco al 10%, additiva, insomma un sacco di cose dentro, tipo, vediamo se lo troviamo. Senza parabeni, senza coloranti, senza petrolati, indicati per le pelli sensibili. C'è il burro di glicerini, estratti di avena e calendula. Insomma, c'è un sacco di cose buone dentro, e spero vada bene per lei, perché comunque ogni bambino ha il corpo diverso, la pelle diversa, quindi magari non gli va bene. L'acqua ossigenata per appunto il moncone, la usavo anche di Sharon. Qui mi ha messo un casino intanto. Poi abbiamo preso anche appunto l'acqua fisiologica, semplicemente per pulirle gli occhietti, quindi non ho preso Libenar grandi marche, anche perché c'è solo questa qua, l'abbiamo pagata tipo 4 euro, Libenar costa tipo 8 euro, sì, anche per pulire il nasino, quindi l'acqua fisiologica. E per ultima cosa, credo, per quanto riguarda il fasciatoio, sono queste salviette della Kiko, le ho trovate in offerta alla Prenatal a 1 euro. E cioè tipo top, sono buonissime, le uso sempre anche per Sharon, più che altro per pulirgli la bocca, le mani, insomma, perché è grande, non ha bisogno di pulirsi il culetto con queste, però comunque cambio viso e manine, le trovo perfette per la bambina. E credo basta, fatemi vedere lo scontrino, non vorrei.
Sì. Ok, queste qua quindi sono le cose che abbiamo preso per l'arrivo di Chanel, per il suo arrivo, le cose essenziali, poi c'è anche il bastoncino di cotone, però questi qua erano comunque di Sharon, sono da comprare. Questo? Termometri, quelle cose ce le abbiamo già, questo qua è lo spazzolino di Sharon. Il gatto. Esatto, e basta ragazze, queste qua sono quindi le cose che abbiamo preso la nostra piccolina. E quindi noi vi salutiamo, spero che questo video vi sia stato utile anche per gli acquisti, soprattutto per le new mamme. Ragazzi, spero che tanto questo video vi sia piaciuto, mettete mi piace, se iscrivete sul mio canale e ciao. Quindi ragazze, scusate l'interruzione ma Sharon ha preso parte al video. Spero che questo video veramente vi sia stato utile, come stavo dicendo, soprattutto per le neo mamme, mamme primo bimbi, che magari si lasciano trasportare dalla voglia di comprare, comprano un sacco di cose che non servono a niente. Queste qui sono le cose indispensabili per il fasciatoio del vostro bambino. Nel secondo cassetto poi io metterò, adesso ci sono le cose di Sharon, metterò tutti i suoi body, le sue cose utili, e nell'ultimo i pannolini, che sono l'ultima cosa che ci manca, sono i pannolini. Per il resto abbiamo proprio tutto per la bambina. Quindi ragazze, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!